Grazie Presidente, mi sento un po' chiamata in causa, diciamo un po' tantino, da questo ordine del giorno presentato dal consigliere Figlio Meni. Allora, no, veramente non lo so, rimango un po' basita perché a prescindere dal fatto che sia più o meno intrinseco alla delibera che stiamo discutendo, cioè rimango un po' basita perché noi sul dissesto idrogeologico abbiamo fatto insomma abbastanza per il tempo i soldi messi a disposizione, che sono tra l'altro parecchi. Tra l'altro noto che dall'ordine del giorno si fa un po' di confusione perché noi sappiamo che le cavità scavate dall'uomo o anche naturali si concentrano in tutta la parte est della città, quindi dal municipio, che vanno dal quarto fino al settimo, mentre altri tipi di voragini che si sono aperte soprattutto nel dodicesimo municipio, ad esempio, sono voragini, ahimè, dovute anche alla cattiva manutenzione della rete fognaria o idrica. Quindi sono due aspetti totalmente diversi, perché quando ad esempio è la rete idrica o fognaria che scava, quello non è un problema di cedimento in se stesso strutturale, ma è il problema perché fuoriuscendo l'acqua dalle tubazioni è chiaro che scava e forma una voragine. Diversa da invece le cavità cosiddette origini antropiche che invece vediamo nella parte est della città. Allora, noi abbiamo messo mano a tantissime di queste situazioni, sia i municipi, io non dico solo il Dipartimento Simo, i municipi, tra i quali il Municipio Settimo è stato bravissimo nel recuperare molte situazioni. Il Dipartimento Simo nel Municipio Quinto, il Municipio Quinto sta lavorando su un accordo quadro proprio per queste cavità. Inoltre al Dipartimento SIMU stiamo lavorando e sarà di prossima pubblicazione su un accordo quadro sulle voragini, quindi di ispezione del territorio. Insieme siamo sempre in contatto con gli speleologi, geologi. Tra l'altro li abbiamo fatti assumere tutti quelli della graduatoria. Insomma, voglio dire, proprio su questo argomento mi sembra strano che si porti un atto quando noi queste cose da sempre, da subito, Villini Santa Maria una per tutti, ci avevamo ancora il consigliere Figlio Meni come membro di Commissione Lavori Pubblici, ma non solo quelli, Villa De Santis partirà se già non è partita, a breve le cavità dove c'è una zona delle strade limitrofe importantissima che verrà appunto riempita proprio in questi giorni. Cioè, voglio dire, anzi, questa amministrazione si è fatta portavoce. Diverso è invece il discorso, ripeto, di quando si apre una tubazione dove è ACEA ATO2 competente. Come le voragini di Ostia, ad esempio, che sono state riempite, ripristinata la rete fognaria, sono finiti i lavori poco tempo fa, anche quello, tutto movimento amministrazione Movimento 5 Stelle, non lo so, rimango basita. Io do l'indicazione di voto contrario, mi sembra di averlo abbondantemente motivato il voto, non perché ce ne freghiamo, ma perché siamo proprio su questo argomento. Grazie.